nei dettagli del progetto e quindi avevamo affrontato tutte le questioni, la posizione della linea, i cantieri, il consumo di territorio, tutti gli aspetti che vanno a minare la visibilità della nostra zona, quindi le polveri, il rumore, le vibrazioni, la visibilità stravolta, il traffico notevole di camion, e abbiamo fatto anche tante assemblee in giro, un po' in tutti i centri di zona interessati al progetto, sia dalla parte di Ligure che da quella piemontese, e abbiamo fatto poi il corteo. Questa sera invece è una cosa un po' diversa, ci sono tutti i rappresentanti dei comitati, quindi abbiamo i rappresentanti di Tortona, di Alessandria, dell'ABLM, dell'Arquata e dal versante Ligure, che ho la procedura di Genova, che saluto perché particolarmente loro sono stati quelli che sono fatti più strada per arrivare fino a qui. Partiamo diciamo dal corteo come punto di partenza per immaginare il nostro futuro prossimo. È stata una giornata bellissima che ha centrato i suoi obiettivi dal punto di vista sia del lato della partecipazione, perché è stata notevole, ma anche e soprattutto del messaggio, del contenuto che è passato da quella giornata, e cioè ci sono sul territorio diverse migliaia di uomini e donne che in un caso in cui dovessero partire i lavori sono determinati a mettersi per a dire no, di qua non si passa. Occorre però anche dire che dopo quel corteo la lobby che il Terzo Valico vuole fare ha ignorato questo dato di partecipazione così importante e gioco forza tutto, sì scusate, il volume massimo non è. Ecco, vedo c'è qualcuno che fa fatica a entrare in sala, la faccia gli dice che siamo quattro gatti, quindi se sta nel corridoio in avanti e non ci diciamo tutti a dire. Dicevo, questa lobby che noi andiamo a chiamare partito del cemento ha fatto finta di nulla e continua a perseguire i suoi obiettivi e continua a farlo fino a quando non riusciremo a mettere in campo delle forze tali da rendere per loro impossibile ignorarci. Quindi dipende un po' da noi, perché è un po' la bufala quella che vuole le popolazioni locali potenti davanti a questi progetti. La dimostrazione è il fatto che in 20 anni, da quando è partita la questione del Terzo Valico, ancora non si è fatto, così come in Barsusa non si sta lavorando. E questo per il semplice fatto che non perché loro non si riescono a mettere d'accordo, ma quanto perché quando c'è la volontà popolare di impedire qualcosa di abbastanza distruttivo per il territorio si riesce a fare. Ricordiamo che quando nel 95 i cantieri sono partiti da noi a voltaggio sono stati fermati, c'è stato un processo, una situazione notevole, una colpa aggravata ai danni dello Stato e i lavori si sono fermati lì. Non è stato l'unico caso di tramite giudiziaria legato a questo progetto, inizio delle ultime settimane anche Ponzialini, che è il presidente di un pregiro che è il gruppo editoriale che vuole costruire il Terzo Valico, è stato arrestato perché prestava milioni di euro a un personaggio che ha degli affari dei portiari che dovrebbe essere in prigione invece latitante, ed è stato sostituito da Valenzona, che tutti non conosciamo perché viene da queste parti. È un gruppo questo che vuole il Terzo Valico che ormai abbiamo imparato a conoscere, è una lobby di cui fanno parte politici, imprenditori di grosso calibro, fanno parte banchieri e anche qualche giornalista. Sono coloro che vivono di grandissimi appalti pubblici per centinaia di milioni di euro, che creano tangenti, che portano criminalità organizzata, che aprono le porte di certi settori dell'economia alla traffica, tanto per dirne uno, che prendiamo dei processi che sono in corso, stava cercando e forse c'è riuscita, adesso chi lo sa, di mettere le mani sugli appalti del Terzo Valico.
sono le stesse persone che poi forti di un governo che non ha legittimità popolare di nessun tipo, fanno delle controriforme di stampo medievale, fare i tagli alle pensioni, pensate 6 miliardi di euro che sono praticamente il costo del terzo valico tagliati dalle pensioni, la scuola, l'università, la ricerca ridotte all'estremo, il welfare in generale, lo stato sociale, ma la sanità in crisi ancora recente, problemi che porteranno, problemi economici che porteranno probabilmente all'affollamento di alcuni reparti tra Mauro e Costona per quanto riguarda la sanità pubblica, il trasporto pubblico locale, il nuovo servizio che si è battuta la mannaia ancora nelle ultime settimane con la cancellazione di diverse tratte, Valle d'Alessandria, Nuovi Cortona, e questo a fronte di un investimento maggioritario, quasi totale del 95% delle risorse previste per le ferrovie sulle tratte ad alta velocità, che invece hanno una partecipazione in termini di passeggeri che era residuale solo del 5% che si prendono tutte le risorse. Quindi insomma è un po' da ripensare tutto questo sistema che ci è stato imposto su delle basi più sostenibili. Dobbiamo cominciare a ragionare sulla difesa dei beni comuni. Il bene comune non è solo il servizio idrico e quello che ci viene fornito dagli enti locali, non è solo questo, il bene comune è anche il nostro territorio e il dovere di difenderlo che abbiamo. Il bene comune, anche se immateriale, è il nostro futuro, nostro, ma soprattutto di chi verrà dopo di noi. Per rimanere un po' più nello specifico, scopo di questa serata è quello di mettere insieme un po' le idee per affrontare l'estate e per arrivare all'autunno più forti, più determinati, più vicini soprattutto all'obiettivo finale, che è quello di mettere la pietra tombale su questa questione del terzo valico. Quindi questa sera io metterei da parte tutto quello che ci siamo detti le altre volte, quindi le montagne di dati che abbiamo snocciolato, i dati ci sono, continueremo a diffonderli con le nostre iniziative, sono anche su internet, chi vuole può andarli a consultare, però questa sera credo abbiamo la necessità di chiarirci un po' le idee su cosa vogliamo fare da qui a qualche mese, se ci sono delle idee. Nell'ultima riunione dei vari comitati si è discusso di diverse cose, adesso dobbiamo parlarne tutti insieme, decidere se vanno bene e poi metterle in pratica e affrontare un periodo, quello estivo, che non è semplice per nessuno, specialmente per le questioni di questo tipo, questioni politiche. La politica va un po', come si vuol dire, in vacanza d'estate, no? In un periodo anomalo, perché se i processi decisionali solitamente, almeno ad alto livello, vengono un po' congelati, perché i politici arrivano scremati a luglio, quindi devono andare in vacanza fino a settembre, è anche il periodo in cui, quando bisogna prendere decisioni scomode che possono creare malcontento, magari a Ferragosto si fanno dei blitz e quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia in alcun modo. Io la chiudo qui, non dico molto altro perché, come dico spesso, i protagonisti della serata siete voi. Dico solo, mettiamo sul tavolo le idee che abbiamo e discutiamo serenamente di cosa fare. Perché possiamo farlo, perché non è tardi per passare questo progetto, ancora nulla si è mosso. Nonostante dicano che i lavori sono partiti, ci sono solo due rilevatori che vanno in giro a prendere le misure con le dolite, fare delle fotografie, dei rilievi per fare il progetto esecutivo, quindi tranquilli che nulla è perduto. Se la domanda che state facendo è sì, ma allora quando partono i lavori, questo non si sa perché regna l'incertezza, potrebbe essere ora, cioè quest'estate, potrebbe essere quest'autunno, a gennaio o a giugno prossimo, sempre di tempo fino a giugno del 2013 per puntare al progetto esecutivo, però come vediamo, per esempio in Val di Susa non è che aspettano sempre progetti esecutivi per poi aprire dei cantieri, questo lo fanno in maniera illegittima, però talvolta lo fanno e quindi di nuovo non possiamo permetterci di abbassare la guardia. L'unica preghiera che faccio è partecipiamo a questa discussione in maniera più aperta, più partecipata, più condivisa possibile, non siamo professoroni qui e quindi non abbiate timori.